Nel video di oggi andrò a provare un sapone tutto italiano. Passatemi il termine, forse poco conosciuto, ma questo è anche un mio limite. Oggi proverò Frutti Via Barberia, sapone, crema di sapone del pennellificio Omega. Questa qui è un'intera linea di prodotti, sia in versione hard soap che in versione crema, come questo, prodotti da Omega. Questo sapone qui in particolare, il Frutti, ha una piccola storia. È stato un piacevolissimo regalo che mi è stato fatto da Massimo Rondelli di Omega e ne approfitto per salutarlo e ringraziarlo. Ero lì che mi aggiravo al Cosmoprof a Bologna e ero lì che come un avvoltoio mi giro attorno, ho visto questo sapone e ho detto: ma questo non lo conosco, ma cos'è? Cosa l'è? Chiacchierando, il signor Massimo ha detto: ma sai che c'è di nuovo? Provalo e fammi sapere com'è. Eccoci qua, lo proveremo. Andiamo di consueta Snasaus e vediamo. Agrumato in tutte le salse. Non era una profumazione particolarmente complessa. Sento arancia, limone, bergamotto, non particolarmente complessa, ma piacevole. E per questo caldo, che ormai non è alle porte, sta proprio. Allora, cosa simpatica, e già la comincio a vedere più spesso, mi piace molto: confezione in alluminio con il rivestimento in plastica. Ma che fare, plastica? Sembra qualcosa in più che dà quel pizzico di, con un po' di, aggiungendo anche del, ci piace perché noi ci vogliamo, e il sapone non è a contatto con l'alluminio. Andiamo a vedere il resto del set. Rimaniamo in tema Omega, classico intramontabile, il Roma Colosseo. Tac, rasoio già armato, il Mule R89 che ho armato con le Treat Falcon, e per chiudere in bellezza, una botta alcolica, il Lagoon di Old Spice. Bam! Diamo una bella bottarella di alcol. Sciacquo il viso, prebarba e si parte. Eccoci qua. Ora, durante il montaggio e l'insaponata, vi ricordo due o tre cose interessanti o quantomeno degne di nota, sperando che me le ricordi tutte. Ah, il prebarba che sto utilizzando è il mio Furbo Sans Dolor in versione portatile. Allora, farò un prelievo direttamente in ciotola perché sono ancora in quel di Fernandina, non ho tutti i miei accessori e quindi diciamo ci dobbiamo arrangiare con quel che abbiamo, sperando che questo fine settimana finalmente riesco a tornare alla base. Ho, diciamo, strizzato il pennello, sbatacchiato come si deve, in modo da lasciarlo il più asciutto possibile. Sapone asciutto e vado di prelievo. Tac, vedete come si vedeva. È una pasta media, né diciamo cremosa né all'hard soap, vedete? Quindi con questo tipo di prelievo si comporta molto bene. L'ho provata anche a prelevare con cucchiaio, come la va, si fa prelevare più che bene. Allora, se aggiungo qualche goccetta d'acqua, giusto per... Cosa importante,
a mio avviso, è evitare che il sapone cominci a montare nella ciotola. Anche se vogliamo fare questo prelievo, che in my opinion è un po' barbaro, però dà tanta soddisfazione, diciamo, evitiamo di annacquarlo, riempirlo d'acqua o addirittura passare sotto l'acqua a sciacquare, niente. Questa è l'acqua che ha visto questo sapone, testa in giù ad asciugare. Una volta asciugato, a posto. Andiamo di immersion. Eccolo qui, tac. E cominciamo le montage. Allora, mentre montiamo, ecco qui, mamma, c'è questa, è un agrumato non fastidioso, veramente veramente delicato al punto giusto, molto molto piacevole, fermo restando che a me gli agrumati non fanno impazzire, però questo qua devo dire che dà quel senso di freschezza e di buono che è veramente notevole. Allora, ricordiamo due cose. Allora, gruppi Facebook. Prima cosa, tanti auguri ai Cavalieri di Montefeltro che hanno realizzato finalmente il loro sogno di avere un oggetto diciamo dedicato al gruppo di Montefeltro, e manca a farlo apposta, è un pennello Omega che ahimè ad oggi è già andato sold out, anzi ai voi, perché io me lo sono accavarrato subito appena ho visto il video di Luca. Ve lo lascio qui in link, così ve lo andate a vedere. È un'iniziativa molto molto bella che ho apprezzato tantissimo, anche per diciamo le emozioni che ha dato e che sono trapelate dal video di Luca. È stata una cosa molto 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 bella, quindi complimenti, complimenti a tutti, e non vedo l'ora di avere tra le mie mani questo pennello e provarlo, perché tra l'altro si tratta di un airbrush e io gli airbrush in particolare li adoro. Come vedete richiede un bel po' d'acqua e sta facendo un gran bel lavoro. Seconda notice, sempre gruppo Facebook Neofiti per Passione. Cioè, sempre gruppo Facebook, ma questa volta siamo in casa di Domenico il Barbagianni, Neofiti per Passione. Pagis ha lanciato un bel contest esclusivamente per gli utenti del gruppo Neofiti per Passione, dove troverete sulla home del gruppo fissato il regolamento con l'hashtag Pachis nel posto del cuore. Praticamente vi scattate una bella foto con un bel prodottino Pachis nel vostro posto del cuore. Proprio oggi ne parlavamo su un commento. Dice: ma io posso dal gabinetto. Ma se il gabinetto è il tuo posto del cuore, ci mancherebbe, sempre posto del cuore, però non so le possibilità di vittoria rispetto alle altre foto che mi aspetto un po' più evocative. Quindi partirà a breve, tutte le informazioni ci sono sul gruppo, e per l'occasione, per chi non avesse prodotti Pachis, troverete tutte le informazioni con il relativo sconto che recuperammo in live tempo addietro per poter eventualmente partecipare al contest, che ovviamente sarà premiato con dei set, profumi, troverete tutto spiegato perfettamente, e potete sentire tranquillamente il buon Barbagianni per qualsiasi info o postare direttamente sul gruppo. Ok, spero di non essermi dimenticato altro. Per il resto, questo sapone, che ci vogliamo di? Andiamo a prendere
un altro poco d'acqua perché ne sta richiedendo abbastanza e la legge pure piuttosto bene. Quindi lui chiede, noi glielo diamo. Questo sapone, tra l'altro, ho visto che comunque anche piuttosto accessibile. Stiamo parlando di 13 euro circa, tra 10 e 13 euro. Quindi a volte vedi, noi ci ostiniamo ad andare oltreoceano a recuperare il sapone della vita e poi in casa abbiamo questi prodottini. Che io personalmente ho conosciuto a Bologna. Anzi, fatemi sapere nei commenti se voi sapete l'esistenza di questi prodotti, di questa linea Via Barberia di Penelificio Omega, perché io ne ero completamente all'oscuro. Però visto che mi è piaciuto, ne ho comprato anche uno che ho trovato, tra l'altro, in un negozio e quindi io sono già a quota 2 perché trovo che sia un sapone veramente valido, ottimo rapporto con il prezzo e con il montaggio. Guardate, io sto aggiungendo acqua come se non ci fosse mai un domani, eh? Guardate che bella schiuma, che bella crema yogurtosa. Acqua, ancora acqua. Schiuma per tutto parte. Crema per tutto parte, ragazzi, questa schiuma purtroppo. Ragazzi, che dire? Grazie a tutti. Abbiamo superato gli 800 iscritti. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti. Grazie perché commentate sempre e partecipate attivamente a tutti i miei contenuti e questa cosa mi fa felice in una maniera incredibile. Io, diciamo, tempo permettendo, rispondo sempre a tutti i commenti, quindi se avete qualcosa da indicarmi, qualche non per forza consiglio, anche qualche informazione, qualche condivisione di qualcosa, scrivetemi, scrivetemi, scrivetemi perché mi fa molto molto piacere. Ok, io direi che ci siamo abbondantemente. Questo qui lo facciamo qua, sciacquiamo le mani e ok. Ottima scorrevolezza. Adesso il caldo aiuta tanto, eh? Il caldo aiuta veramente tanto. Un brufoletto che mi sono fatto saltare meschinamente. Se non morirò dissanguato, continuo.
Mi sciacquo un attimo il viso, vedo un attimo di riparare questo sgarro che mi sono fatto qua e andiamo di seconda passata. Eccoci qua. Andiamo. Una seconda passata in leggerezza, possibilmente senza andare sul brufolo. Non voglio. Non voglio ricominciare il montaggio perché tanto faccio. Ma Maria mi ha mitrato Non voglio ricominciare il montaggio perché poi chiaramente bagnando il viso. Cominciava un pochettino a diradarsi, però lavorandola un pochettino, riparte alla grande, ma io di seconda passata, sapete che ci dico, ci aggiungo un altro po' d'acqua e mi va bene. Così. Sono delle parti che non posso andare assolutamente contropelo perché mi faccio come a Santo Lazzaro. Direi che ci può stare abbondantemente. Sciacquo il viso e andiamo di dopo pappa. Andiamo un pochettino per quanto riguarda il sapone. Diciamo che per una terza passata ce n'era. Sciacquo
sciacquo il viso, acqua calda e poi acqua fredda, e poi ci facciamo due considerazioni finali. Eccoci qua. Allora, consideration, anzi final consideration. Mentre ci alcolizziamo, tac, allora non so da dove, bello il lagundo, bello, non so da dove viene fuori questa saponificazione, ve lo dico in tutta tranquillità, se qualcuno ne sa di più può tranquillamente integrare nei commenti. Quello che vi posso dire, diciamo lato pratico, è che è un sapone valido, sicuramente non ha una profumazione da, diciamo, super accattivante, però assolutamente, assolutamente piacevole. Poi, ripeto, la profumazione ne parliamo, ne riparliamo, ma è sempre molto, molto soggettiva. Diciamo, andiamo al concreto, a quello che avete visto. È un sapone che monta molto bene, anche facilmente, riesce a trattenere una grande quantità di acqua, avete visto che ne ho messa veramente tanta, è rimasta sempre bella compatta e lucida, un'ottima scorrevolezza e come post rasatura, io chiaramente già l'ho provato, vi posso dire che ha anche un buon post rasatura. Se vogliamo fare una valutazione complessiva, è veramente un ottimo compromesso prezzo, prestazioni e resa. Bravi, bravi, veramente una bella sorpresa. E anche per oggi è tutto, sbarbata portata a casa e niente, da Fructi di Via Barberia è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!